Mago Diaz e Friends TV presentano. Celiaveg, il primo programma di cucina al mondo per celiaci, diabetici, vegetariani, vegani e tutte le intolleranze. Ebbene, ci siamo tornati! Siamo Mago E Alice! Che bello ragazzi! E siamo in uno studio nuovo, una nuova location e soprattutto nuove ricette buonissime che valgono per... E quando dico tutti vuol dire? Proprio tutti, beh! Celiaci, vegani, vegetariani, diabetici, praticamente tutte le intolleranze per tutti, va bene? Proprio per tutti, 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 tutti. Di cosa parliamo oggi? Secondo me parliamo di... Secondo te sei tu lo chef, quindi per forza devi sapere di cosa parliamo. Di Ti zucca. do un aiutino. Zucca. Ecco, perfetto. È uno dei miei piatti preferiti. Davvero? Sì, i fiori di zucca fritti sono uno dei miei piatti preferiti. Sì, ma i fiori di zucca vengono dalla zucchina, non dalla zucca. Ah, sì? Sì. Veramente? Giuro. Giuri? Giuro. Mi fido sulla parola. Pensavo che fossero i fiori di zucca, Non so fossero i perché si fiori. dice così. Non so neanch'io. Quindi a me di fiori di zucca mi viene in mente solamente quello. O anche qualche risotto alla zucca, che di solito si Sì. fa nel periodo, diciamo questo, novembre, dicembre, gennaio. Dipende da quando voi Ottobre. vedete. Scusa, Halloween. Tu hai mai Halloween. intagliato una zucca? No. Io sì. Ma questo lo vedrete la prossima volta. Invece questa volta cosa vediamo? La vellutata di zucca, E poi? zucca e curry. Iniziamo subito a preparare la base delle nostre ricette. E cioè? Il purè. Il purè, Sì. il famoso purè di patate, ma questa volta è di? Il Zucca. purè e la zucca si può fare il purè, Sì. incredibile. Dobbiamo prendere la zucca, Sì. tagliarla a quadrotti, metterla in un foglio di alluminio Bene. e mettere in forno. Facciamolo vedere, via! Zucca, quadrotti. Cioè, ragazzi, questi secondo voi sono dei quadrotti? Sì, questo è più o meno venuto. Però ho visto quelli di prima, cioè, questo è un Vabbè, è quadrotto. un È triangolotto. un triangolotto. Cioè, ragazzi, potete tagliarla come vi pare, basta che la tagliate. Naturalmente è inutile dirvi che bisogna pulirla, sbucciarla e naturalmente poi inserirla all'interno del foglio di alluminio, come questo. Per farla Per cuocere farla cuocere in a forno, quanti gradi? 200 gradi, 30-40 Facciamo minuti, anche anzi 180, dai, 180, sì, 180 perché dipende dai 200, forni. 200 mi si brucia subito la zucca e come sapete anche lei è una No, qua c'è un zuccona, po' quindi. vapore, dentro questo si crea tipo il Il vapore. vapore, si crea il vapore. Adesso facciamo la vellutata di zucca. La vellutata di zucca, buonissima! Buonissima. E come si fa la vellutata di Allora, zucchero? vediamo la Di zucca, ricetta di zucca. di zucca. Vediamo la ricetta per quattro persone. Quattro persone, quattro. Quattro persone Quindi se sono. siete cinque non va bene, se siete due non va bene uguale. Beh, sì, la puoi fare lo stesso. Ne mangi un po' di più. O ne mangi un po' di meno, dipende da quando. Se siete in cinque ne mangiate di meno, se siete in due ne mangiate anche doppia porzione, via. Offro io. Vai, vai con gli Allora, ingredienti. servono 500 grammi di zucca Che è tagliata questa? a cubetti, mezza Ok. cipolla, Che è questa? Che a me non fa impazzire comunque, e se comunque sia, ma è obbligatoria la cipolla? sì. Sì, è obbligatoria. Mi dispiace per quelli che diciamo non gli piace tanto la cipolla come me, è obbligatoria, quindi ce la dovremmo Ma poi si mangiare. perde. Ma poi si perde, infatti, come sapete, la cipolla si perde nei meandri. Vai. Un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Non di più, non di meno, sempre un cucchiaio, e che sia extravergine, non vergine, extravergine di oliva, anche detto olio evo. Quando voi nelle ricette vedete olio evo, che non si capisce mai cosa significa, significa olio extravergine di oliva. Due cucchiai di curry in polvere. Curry si scrive Curry, perché molta gente va a vedere, no, le ricette al curry e ci mette CH o con la K. No, curry si scrive Curry. E sempre lo stesso discorso del purè. Si mette nel deve cuocere in forno. Si mette nel Ma dai, cartoccio. ma veramente? Ma giura? No, ma senti il profumo.
Si sente un gran profumo di zucca e curry. Stranamente, effettivamente la cipolla non si sente. Si è perso, te l'avevo si detto. Si è persa la cipolla. Quindi bene, anche questo finisce in forno. E come al solito sono stanco di aspettare, quindi come per magia è pronto. È suonato il timer, quindi la nostra zucca è pronta. Andiamo con 5 minuti d'anticipo. Sì, perché alla fine abbiamo fatto 40-45 minuti, però è veramente tanto. Eccola qua. Che profumino, ragazzi. Sa di zucca, sa di curry. Incredibile, non si sente tanto la cipolla. Come l'avevo detto, non impazzisco per la cipolla. Quindi andiamo a mettere nel brodo 750 grammi di brodo vegetale, che è fatto con il nostro dado. E vi facciamo vedere, se non avete visto l'altra puntata, come si fa il brodo vegetale. Questi sono i cubetti di brodo vegetale fatto da voi o fatto da noi. Allora, adesso deve cuocere 20 minuti e mezz'oretta. Ancora, sì. Oh, e questa la vellutata infinita di zucca. Ma questa mezz'ora, questa volta, passerà veramente in un secondo. Uno. Voilà! E come per magia passarono 30-40 minuti e noi siamo qui con la nostra... con la nostra zucca spappolata. Spappolata. Sì, perché dopo mezz'ora è cotta nel brodo. Ma la gente non vede proprio l'ora di vedere la zucca spappolata. E poi, cioè, come veramente come ricetta la zucca spappolata, era la vellutata di zucca e curry, è diventata la zucca spappolata di curry. Sì. Andiamo a vedere la zucca spappolata. Ecco, la zucca è tutta, vedi, col cucchiaio si spappola tutta. Bene, e cosa succede adesso? Adesso la mettiamo... non la portiamo in tavola così spappolata, no. Diciamo, no. No, la dobbiamo... si chiama vellutata, la dobbiamo vellutare. Ecco, la spappolata diventa vellutata. In che maniera? Con il robottino. Con il robottino! Allora, noi lo stiamo mettendo in questo robottino, ma voi potete metterlo anche nel... potete anche utilizzare il mini pinner, quindi se avete le pinner a casa potete utilizzare questo, il mini pinner, che fa molto chic ed è questo che fa su e giù e fa lo stesso effetto, quindi bisogna prendere un boccale, fare su e giù, è la stessa cosa. Noi stiamo utilizzando invece il robottino. Ladies and gentlemen, come per magia, tra qualche secondo avremo la nostra... Ciao significa una cosa buona, anche se dire ciao per dire è andato via, no, significa che funziona. Vediamo un po'. E ciao. Ladies and gentlemen, la vellutata di zucca... curry e curry. Zucca al curry. Eldiaveg, il primo programma di cucina al mondo per celiaci, diabetici, vegetariani, vegani e tutte le intolleranze.